Allora, l'ASL di Benevento si è organizzata dal primo momento per quanto riguarda le vaccinazioni. Abbiamo iniziato il 31 dicembre e da quel momento noi abbiamo implementato una serie di distretti, abbiamo implementato una serie di ambulatori su tutti i distretti. Abbiamo coperto tutta la provincia, tutti i distretti in questo momento lavorano incessantemente dalla mattina alla sera. Prevediamo di chiudere la prima fase entro domenica. La gente abbiamo un certo numero X di vaccini che sono arrivati, attendiamo una ulteriore scorta il giorno 18. Al momento sono state vaccinate nella provincia più di 4.000 persone, un dato veramente incoraggiante. Noi speriamo di chiudere con le 5.000 entro fine settimana. Ecco, arriveranno altre dosi nelle prossime ore? Nelle prossime ore, il 25, il 18 è prevista un'ulteriore fornitura, così come il 25. Logicamente dalle prossime forniture noi terremo da parte il numero logicamente di vaccini che serviranno, le dosi di vaccino che serviranno per la seconda somministrazione ai primi vaccinati. Ecco, facciamo un po' il punto della situazione anche per quanto riguarda i contagiati. Ogni giorno leggiamo il report aggiornato alle ore 17. Che novità abbiamo? Le novità sono che più o meno è in linea in questi giorni. Noi attendiamo sempre i 15-20 giorni dall'ultimo giorno delle festività, diciamo intorno al 6 gennaio, per vedere se ci sono stati dei focolai a livello di qualche di provincia, di città o di quant'altro. Quindi su questo noi stiamo attenti, in questo monitoriamo attentamente tutto l'andamento dei contagiati nella provincia. Per quanto riguarda la seconda fase, si ipotizza un'implementazione eventualmente dell'azione dell'ASL? Noi stiamo preparando un ulteriore programma da sottoporre logicamente alla Regione, perché la seconda fase noi aspettiamo indicazioni ministeriali, perché potrebbe riguardare il personale scolastico, il personale delle forze dell'ordine, e comunque bisogna assolutamente iniziare a vaccinare. Prima di tutto gli anziani, quindi gli oltreottantenni. Noi già abbiamo preparato le liste per poter iniziare a vaccinarli presso i loro domicili. Aspettiamo anche l'arrivo del vaccino Moderna. Il vaccino Moderna è arrivato in Campania. Noi dovremmo, è previsto nei prossimi giorni, entro il 25, anche l'arrivo del vaccino Moderna, che è un vaccino più gestibile perché è fatto in unica dose, unica fiala, dove ci sono 10 dosi, quindi non c'è bisogno di diluire quant'altro, quindi potrebbe essere gestito a domicilio anche dalle aggregazioni funzionali territoriali della medicina generale.